Questi ultimi giorni del mese di ottobre li voglio dedicare brevemente al rapporto tra il Rosario e Padre Pio. Avevo altri programmi nella mia testa, ma diverse email, diverse persone mi hanno chiesto perché non dici qualcosa su Padre Pio e Rosario nel mese di ottobre, che per tradizione noi cristiani cattolici ricordiamo e durante il quale in un certo senso celebriamo il mese del Santo Rosario. E io ben volentieri vi accontento, anche perché è un modo anche per me per riflettere su questa preghiera che, contrariamente a quelli che pensano, ma anche io pensavo, che è una preghiera eccessivamente meccanica, noiosa. Eppure Giovanni Paolo II l'ha definita, la preghiera del Rosario, il compendio evangelico, perché nei misteri del Rosario noi riviviamo, meditiamo tutto il Vangelo, dall'incarnazione di Gesù e quindi dall'annunciazione a Maria fino alla risurrezione di Gesù, fino alla discesa dello Spirito Santo e quindi alla Chiesa. Ma veniamo a Padre Pio. Padre Pio, molti di noi ce lo ricordiamo sempre con la corona del Rosario in mano. Pensate che lui non si distaccava mai dalla corona del Rosario, nemmeno quando si lavava le mani, si spostava la corona nell'altra mano e poi si lavava la mano. Ma perché? Forse perché era un oggetto di superstizione? Assolutamente no. Vi è una risposta che Padre Pio dà a un frate che aveva un po', diciamo, qualche problema a recitare il Rosario, ma anche a comprendere il senso di ripetere quasi meccanicamente queste preghiere. Bene, a questo giovane confratello Padre Pio dice queste parole che sono veramente illuminanti. Dice: tu che consideri il Rosario come una preghiera adatta solo per le vecchiette, prendi questa corona e considerala proprio per la sua apparente straordinaria inutilità come uno strumentuccio per spalancare le porte del cielo. Uno strumentuccio per spalancare le porte del cielo. Vedete cosa Padre Pio dice a quel confratello, ma anche a ciascuno di noi? Che il Rosario è la chiave per aprire, anzi, per spalancarci le porte del cielo. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.